Ciao a tutti! Ciao a tutti! Buonasera! Buonasera! Siamo qui con un nuovo gioco. Buon anno! Siamo qua con un nuovo gioco. Come si chiama? Il gioco del tentacolo! Ok, senza gridare. Se vi piace potete giocarvi anche voi. Esattamente. È già bravo, vedi? Allora, il giorno del tentacolo... E cosa sono i bonus? Lo trovate, dopo te lo spiego. Il giorno del tentacolo lo trovate gratis se fate Twitch Prime. Bene, direi di far partire una nuova partita. Che ne dici? Carica partita. Nuova partita. Questa radio! I tuoi dati di salvataggio automatico verranno sovrascritti. Vuoi davvero cominciare una nuova partita? Sì. Ma certo. Vuoi attivare il commento degli sviluppatori? No, perché c'è anche il commento di chi l'ha fatto il gioco e si sente in sottofondo quando ci sono le varie scene, loro che parlano. A loro non ci interessa. Il gioco è fatto dalla LucasArts, la stessa di George Lucas, che ha fatto il film Guerre Stellari. Te lo ricordi, vero? Sì. Noi ci abbiamo già giocato, l'abbiamo già finito. Ve lo riportiamo. È morto un uccello. Cos'è che c'è? È morto un uccello. Area contaminata. Scusate, mi è morto un uccello. È morto un uccello. Ma quell'area è contaminata. Sono assetato. Devo bere. I don't think you should drink that. Non ti consiglio di bere. It looks bad for you. Potrebbe far male. Nonsense. Ok, sei buonissima. Mi fa sentire fantastico. Più intelligente, più aggressivo. Ma che delizia! Mi sento come se potessi. Potessi! Come se potessi! Potessi! Hai le braccia? Come se io potessi conquistare il mondo! Ah, ma te lo ricordi? Sto andando a caso, scusatemi. Conquistare il mondo, giusto. Guarda quello che piange. Eh sì, ding dong. Ding dong. Oh. Look, it's a hamster. Just what I need for dissection. Per favore, può leggere? Guarda, Oggy, sembra un criceto, proprio quello che mi serve per mia dissezione a scuola. Sai che potremmo decapitarlo o qualcos'altro? Giù le mani da quel criceto! È un tuo amico Bernard. Appartiene al palazzo di Ed Edison e sembra che ci abbia portato un biglietto. Viene dal mio vecchio amico Tentacolo Verde. Dice che Tentacolo Viola si è tramutato in un pazzo genio e che il dottor Fred li ucciderà entrambi. Credevo di essermi liberato dal dottor Fred e dei pazzi Edison per sempre. Ma so ora che devo tornare alla villa. Lucas Entertainment Company presents... Quella entra dentro da quella parte. Eh sì, il giorno del tentacolo. Quella... No, beh, entro anch'io! Pam! Non leggere. E queste sono le persone... Sì, sono le persone che hanno fatto il gioco. Lo so. Ti piace? Sì. Lo consiglieresti agli altri? Ma certo. Okay. Attenzione, non sentite questa roba perché è un rutto. Chi ha fatto il rutto? Lo sto per fare. No, ecco, non entro il microfono. Non sentitelo, per favore. D'accordo? Tappatevi l'orecchio. Non adesso. Io preferirei che non ruttassi sul microfono. Perché? Perché non è carino. Ah, no, non ha più il rotto. Ok. Questo è così, quest'anno. Sudando le orecchie? Un pochino, sì. Ma guarda la fattoria! No, la povera mucca! Era una gallina. La povera mucca, dicevo. Ah, la mucca ce l'hanno dietro. Boom! Mamma.
Eccola. La mucca, no! Lasciate la mucca, per favore, siete in arresto! Dove va quella ruota? Vi siete schiantati? Signora mucca... Signora mucca... Salve! Salve! Alla casa di questa... guarda chi c'è lassù! Chi era quella lì? La centralinista? Già. Infermiera. Va bene, ci vediamo con un comando. Laverne, vai a controllare la zona dietro quelle doppie porte. Oggy, tu fai un giro di ricognizione al piano di sopra. Oggy è come un cartone che guardo. Eh sì, Oggy me l'ha detto i scarafaggi. Io terrò il comando. Cosa stiamo cercando? Dobbiamo scoprire dove il dottor Fred tiene i tentacoli. Ma spero che non ci vorrà molto. Ho un esame di anatomia domani. Ma è notte, ma... Io devo preparare lo spettacolo per stasera. Se faccio tardi, non potrò provare la batteria. Nuova. Lui suona la batteria. Se conosco bene Dottor Fred... c'è questo e quella monetina lì. Adesso prendiamo tutto. Se conosco il Dottor Fred, terrà i tentacoli dentro il suo laboratorio. Infatti. La domanda è, dov'è il laboratorio? Allora, qua ci sono i comandi, va bene. Ma certo, li sappiamo. Va bene. Mi fanno sudare le orecchie e le cuffie. Lo so, che fai, non senti? Devi tanto abituare un po' con le cuffie, normale. Ok, prendi quel biglietto, allora, e la monetina lì. Calma. Allora, qua funziona appuntamento del mouse. Dove punti puoi fare delle azioni, tipo se io schiaccio col sinistro... Esaminare. E poi col destro... Esaminare. Si apre un menu dove si possono scegliere. Esaminare. Non ti scaccolare davanti alla porta. Mi sto scappinando. Allora, la pianta Chuck, vedi? Un orrore di orticoltura? Sì. Ok, si può prendere. Niente. Invece qua abbiamo un foglio pubblicitario. Esaminiamo. Sembra che provenga da una ferramenta locale. Lo possiamo prendere? Sì. Abbiamo anche una gomma qua attaccata a terra. Prendi. E una c'è il vomito finto là. Come è fatto quello a finire lassù? Proviamo a prenderlo? Non ci arrivo. E la gomma per terra? Esaminiamo. Menta piperita, la mia favorita. Proviamo a prenderla. Prendila. È incollata al pavimento. Campanello. Ok. Suona. Usa il campanello. Niente. C'è nessuno? Niente. Non c'è nessuno. Va bene. Vediamo qua dentro. Prendere quella. La monetina? C'è una monetina. Decino. Esamina. L'orologio pendolo. No, io ho detto questo. 1952. Il telefono del 1952, ok. Raccogli il decino. Abbiamo preso il decino. Qua sotto vedete che c'è l'inventario con tutti gli oggetti che abbiamo preso finora. Libro di testo. Non l'abbiamo preso. Questo qua c'era già. Non l'abbiamo preso il libro di testo, tranquillo. Manuale di Chicago del progetto tranquilli. Per il circuito a flusso termodinamico. Non sento niente con le cuffie. Questo qua invece è il foglio che abbiamo trovato prima. George dice che ogni buon americano dovrebbe avere un aspirapolvere in cantina. Questo servirà per molto più avanti, vero? 1952, la monetina. Andiamo dentro questo ufficio. Apri quella, chiudi. Funziona tutto, mouse, tasto sinistro e tasto destro. Molto semplice. Cosa abbiamo? Il ritratto. Sembra che il dottor Fred con una parrucca incipriata. Affascinante in un certo modo. Ma sono felice che abbia accettato la sua calvizia. Quale? Apri! Allora, apri! Si può aprire? Vediamo un po'. Sì, si può aprire! Ah, devo aprirlo? Sì. Apri il ritratto. C'è una cassaforte! Io lo sapevo. La cassaforte è chiusa. Spingi. Non riesco a spingere più di così. Ok. Proviamo ad aprire. Non conosco la combinazione. Mi sembra che era 999, 59 e 101. E 101. Ah sì? Sì, mi sembrava questa. Ma. 59 non mi ricordavo, Sturdy construction, attractive housing. All in all, prendi il
Vediamo prendi, che cosa c'è. Prendile. Dr. Fred, mamma mia, dottor Fred non ha un centesimo. Ah, il libretto dei risparmi del dottor Fred. È un libretto bancario svizzero. Dr. Fred doesn't have a penny. Ok, e ci dice che dottor Fred non ha una lira. Vediamo qua cosa ci sono delle foto. Mamma mia, gli Edison sono una famiglia spettacolarmente brutta. Qua c'è un bel calendario. Di chi è? Star Wars. Occhio, non tirare troppo il filo. Lo so. Non dormire, che ce l'abbiamo quasi fatta. Ti stai già annoiando? No. E allora, dai che lo conosciamo questo gioco, vero? Apriamo il cassetto. Ma quale cassetto? C'è qualcosa dentro? It's closed. Hai chiuso? Apri. Ah, c'è Bubu. Non c'è più. È una bottiglietta di correttore per quando scrivi a penna. Prendi. Ok, quindi abbiamo anche Bubu. Non c'è più. Ok. Va Bubu bene. È una persona, lo sapete? Uscire. Attenzione a questa telecamera che c'è lì, quella sarà molto utile per dopo. Va bene, perché quindi là c'è la telecamera. Giusto? E su c'è Oggy. Ci fa andare su? No. Vediamo fuori. Ci fa andare fuori? Apri. Non lascerò questo motel finché non trovo quei tentacoli. Insegna per un aiutante? Cercasi aiutante, assistente di laboratorio. Prendi. Cercasi imbecille d'alto grado per assistere genio in esperienza. Nessun diploma scolastico richiesto. Va bene. Prendi. Prendiamo. Perfetto. L'hai preso, eh? Abbiamo anche questo. Basta, se no, qua non possiamo andare di là perché c'è la Verna, giusto? Laverne's covering that territory. Allora, dov'è il laboratorio? È nell'orologio. Qua dentro? Ah, orologio a pendolo. Apri. È qua dentro? Aprire. There's something funny about that clock. C'è qualcosa di strano. Apri. Si può aprire? Ah, certo. A secret passage. Un passaggio segreto. Aggiù. Eccolo che va giù. Scusate. Capocciata. Scusate, ma si è fatto male. Questo è Oggy? Signore. Laverne, come sei arrivata qua su? Am I upstairs? Io sono qua su. Mi sono persa. Seen any tentacles? Hai visto qualche tentacolo? What's a tentacle? Che cos'è un tentacolo? Ma che cosa, ma dai! Oh, solo qualcosa che ho inventato nel mio tempo libero. Finché uno di loro non ha cercato di governare il mondo. Ho dovuto legare quei mascalzoni giù in cantina. Grazie per avercelo detto. Bernard voleva che li liberassimo. Grazie a Dio non siete tanto stupidi. Hai detto Bernard? Aia, li ha liberati. Grazie Bernard. Grazie, povero ingenuo. Adesso posso finire di conquistare il mondo. Grazie. Aspetta. Now I remember. He's incredibly evil. Adesso non ricordo, è incredibilmente malvagio, non è vero? Cercherò di convincerlo a non farlo. Ma dai! Insomma, che danno potrebbe fare un folle tentacolo mutante? Au! Santi nomi, dottor Fred. Cosa hai combinato questa volta, razza di furfante ficcanaso? Adesso tentacolo viola è libero di usare i suoi malvagi poteri per conquistare il mondo e ridurre in schiavitù tutta l'umanità. La sola speranza che ci rimane è di spegnere la mia macchina melmomatica e di prevenire il mutamento tossico delle acque dei fiumi. Un po' tardi per questo, dottore? Naturalmente. Ecco perché lo dovrò fare ieri. Alla macchina del tempo. Lo sapete che sono tedeschi? Chi? This is all your tedeschi. Sono inglesi. Americani. Sì, americani, scusate. Non puoi semplicemente mandare Bernard. No, dovete andarci tutti per avere più possibilità che almeno uno arrivi vivo. Cosa? Si è mai fatto male nessuno in questa cosa? Naturalmente no. È la prima volta che lo sperimento sulle persone. Cosa? Non grido. Oh, hai visto? Si sta mandando indietro nel tempo. Tutti e tre.
Ma guarda un po'. Bernard, basta queste parti così posso picchiarti. Questo deve essere quel Woodstock di cui mamma e papà parlano sempre. Vieni un po' più vicino così posso picchiarti. Vieni un po' più vicino così posso picchiarti. Ma quello era... Tentacolo viola? Da vecchio. Potremmo non sopravvivere per vedere ieri. Sono certo che Dottor Fred non l'avrebbe fatto se non fosse stato sicuro. Dopotutto è un medico, no? Perché dottore, medico, dottore, giocano sulla parola dottore. E avevano detto che il diamante finto non era abbastanza buono. Oh mamma, hanno perso il controllo. Fa un po' il surfista lui. Ma dai! Tum. Oi. Non gridare, questa è arrivata qua in fondo. Scusa. Non gridare. Io... Eccolo, e lui è tornato invece nel presente. Ma do, do... Oh mamma. Ha vomitato. È caduto dentro nel water. Sì, certo. È un cronobinetto questo. What happened to Hoagie and Laverne? Cos'è successo a Hoagie e Laverne? Lo sapevo che avrei dovuto comprarne uno vero. Are they alive? Sono vivi? I miei quadranti dicono che l'esemplare più grande è atterrato 200 anni indietro. Chi l'esemplare? Hoagie. E l'altro è rimasto bloccato 200 anni nel futuro. Su, sbrigati a riportarla indietro. Però, non appena avrò un diamante nuovo. E poi tutto quello che devo fare ai tuoi amici è inserire la spina nei loro cronobinetti. Inserire la spina. Dove troverò Hoagie una presa elettrica 200 anni nel passato? Perché non c'era la corrente elettrica. Sì, ma allora avrà bisogno della mia super batteria brevettata, non è vero? Ora, dove ho messo i piani della mia super batteria? I piani? Come faremo a mandare i piani a Hoagie? Non infastidirmi con i dettagli, ragazzo. Aiutami a trovare i piani. Li trovano da qualche parte in questa casa. Now what am I going to do? Adesso cosa farò? Penso di essere stato perfettamente chiaro. Aspetta, farlo parlare. Passo 1, trovare i piani. Passo 2, salvare il mondo. Passo 3, uscire da casa mia. Diamoci la mossa. Oh. Quindi? Eccolo lì, il cronobinetto. Cosa devo premere? Allora, dobbiamo andare a cercare dove sono i piani. Prima. Qua nel cronobinetto non puoi fare niente. Puoi esaminare. Perché qua nel cronobinetto noi possiamo mandare gli oggetti a Hoagie o a Laverne. Ti ricordi? Esattamente. Ok, qua è la macchina del tempo. Che è scassata. Bisogna trovare un diamante. Figurati a cercarlo in tutta casa. Chissà dove sarà. Baby, I put them upstairs. That's got to be it. Upstairs. Ecco dove devono essere, su. O ne spegni con la macchina? Questa qua la spegniamo. Spingi. No, ti spingi. Vabbè. But it's too late now. Va bene, bisogna andare a cercare la super batteria. Tu ti ricordi dov'era il piano della super batteria? Sopra. Io sto andando su. Noi ripassiamo di qua. Dr. Fred? E adesso c'è tutta la casa da esplorare. Sopra possiamo andare finalmente. Voglio fare sopra. Intanto cosa succede? Epidemia di afta epizoica. Beffa la polizia. Individuato uomo triangolare sulla scena. Vedi che tentacolo viola si sta già dando da fare. Bene, dai, la porta doppia. È lì che trovi un diamante nuovo lì. In un... Sì. In quello porti trovi un diamante c'è nuovo. Lì che sta dormendo. C'è un maglione, c'è Bone, la pelle. È lì che trovi un fessura perdita goffe. Lo so, Tato, lo so. Bene, apri questa roba. Anche vediamo qua cosa c'era. La R c'è quello che piange.
It's useless. No one will ever be. Ah, c'è quello che piange, hai ragione. So così porrò fine alla mia carriera di grande inventore di quello miserabile motel. Molto appropriato. Uff. È schifo, bang. Cosa c'è qua? Inchiostro simpatico. Prendi. Ci parliamo con lui dopo. Allora, nella F è bellissimo. Eh? Nella F vai subito. Nella F andiamo subito? Sì, c'è il tentacolo verde. Ma qua si spoilera di brutto. Salve. Eccolo. Bernard. What are you doing up here? Cosa stai facendo qui? Beh, non sono riuscito a fermare Viola e così è andata a conquistare il mondo. E io ho paura di quello che farà se mi prende. Se il dottor Fred non mi troverà per primo. Può questo rispondere alla tua domanda? Sì. Hey. Cosa fai di bello? Hai per caso visto i piani del dottor Fred per una super batteria in giro? Quale pulsante devo premere? Devi scegliere una di queste risposte. Chissà cosa starà combinando Viola adesso. Hai caso visto piani del dottor Fred e una super batteria in giro? Che devo premere? Il sinistro. Questo? Sì. You haven't seen Dr. Fred's plans for a super. Hai per caso visto i piani del dottor Fred per una super batteria in giro? No, soltanto questi piani di Viola per il dominio del mondo. Saranno senz'altro nel suo ufficio o in laboratorio. Ah, forse il laboratorio non abbiamo guardato. Chissà cosa sarà. Combinando Viola adesso. Questo. Vuoi aiutarmi a salvare il mondo? Come va il tuo nuovo complesso? Arrivederci. Va questo. Prova. Wanna help me save the world? Vuoi aiutarmi a salvare il mondo? Ho paura a lasciare la stanza. Infatti non credo di riuscire a spostarmi da qui. Perché? Ha paura sia del dottor Fred che di Tentacolo Viola. Che cosa sta combinando Viola adesso? Come il tuo nuovo complesso? Come va? Perché il tuo nuovo lettino? Perché, hai un gatto? Arrivederci, Cole. Ma io farei arrivederci e andrei a guardare dentro il laboratorio. Ci torniamo dopo qui. See you later. Vai. See you later. Good luck in saving the world. Buona fortuna nel salvare il mondo, amico. Vai, usciamo. Vai. Che devo premere? Sinistro, sempre sinistro. Ok, vai giù, torna giù. Di giù. Giù. Vai là in fondo, nel corridoio in basso, vai le scale, bravo. E adesso entra di nuovo nel passaggio. Qui, perché? Sì. Perché andiamo a vedere giù se ci sono i piani della super batteria che non ho visto. La prende di... Ok, prova ad andare tutto a sinistra. Vai, 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 tutto a sinistra, vai. Vai, vai, vai. Ancora. 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 È il massimo? Sì. Oh, bello, aspetta. Vabbè, provo là. Dovrebbero essere qua i piani, non mi ricordo più. No. Sono quei piani. Dove erano? La leva, spegni questa leva. Ma vediamo se c'è qua, guarda qua. Aspetta, posso qua cos'è? Posso premere? Foglio di carta, vai a vedere. Devo premere? Destro? Aspetta. Esamina la lente. Il progetto per una super batteria. Era lì! È capace di immagazzinare fino a un gigavolt con un tempo di ricarica di solo 0,1 secondi. Vai. Prendi. Ho i piani. Presto, dobbiamo scaricare Oggy. Come hai fatto ad arrivare qua? Da dove è passato? È passato là in alto. Okay. Il mio ingegnoso progetto per la batteria, prego. Ok. Venga. Guarda. Li hai scaricati davvero? Sì. Giù dal gabinetto. No. Attraverso il tempo. Utilizzando la sofisticatissima camera con vortice idraulico, per il flusso del tempo che ho installato in ogni cronobinetto, puoi mandare giù, per lo scarico, piccoli oggetti inanimati attraverso il tempo. Andare giù per lo scarico piccoli oggetti inanimati attraverso il mondo. Hello. Salve. Dr. Fred, can you hear me? Ha sentito la voce. Drat. Did you hear something? Hai sentito qualcosa? No. No. Let's see if Vediamo se come si chiama riesce a capire. Se come si chiama.
Se Oggy... Oh, fantastico. Sono bloccato nell'era coloniale, i tentacoli vogliono conquistare il mondo e adesso il gabinetto rigurgita. Oggy, vieni qui. Sono il tuo vecchio amico, Dr. Fred. Dr. Fred, come sei entrato in there? Come hai fatto ad entrarci? Voglio che tu prenda i piani che vedi nel cronobinetto, Oggy. Portali a Red Edison. È il mio bisnonno. Egli saprà cosa fare. I piani ti serviranno per fare una super batteria, così potrai inserire il tuo cronobinetto. Va bene, se lo dici tu, Bernard. Bravo ragazzo. Ha delle esperienze con l'elettronica? Una volta l'ho visto prendere una scossa da 3000 volt direttamente in testa senza battere ciglio. Non è svenuto? Beh, era già svenuto quando è successo. Suppongo che sia ora che io salvi il mondo. Eccoci qua, secondo personaggio. Quindi abbiamo Oggy che ha l'apriscatole e cos'è che aveva attorno sulla frecciolina? Sulla frecciolina? Quale freccia? Quella che hai visto in basso a sinistra, nello schermo. Dove? Spostati tutto in basso a sinistra, nello schermo. Lì compare, ecco, li schiaccia. Bene, lì abbiamo una apriscatole e i piani della e i piani della super batteria, giusto? Mentre, torna di nuovo sulla frecciolina che facciamo vedere ancora una cosa. Schiaccia, ok, sulla destra possiamo scegliere, si è uscito. Sulla destra possiamo scegliere anche di utilizzare Bernard. Così non appena Oggy riesce a far funzionare la batteria siamo a posto. Temo di no. Ci serve ancora un diamante per l'unità centrale. E anche la tua amica nel futuro ha bisogno di energia. Se è ancora viva. Alive? Ancora viva? Fatemi scendere da qui! A me piacciono gli alberi e tutto il resto, ma qui cominciamo a esagerare. Va bene, signore, senti, che dici se finiamo qua la prima puntata e poi andiamo avanti con la prossima? Ti va? Aspetta, devo pre... Vuoi tirare sulla leva? Sì. Tira? Tira. Lo fa? Vai. Sinistro. La macchina del... non voglio causare ulteriori danni. Va bene, raga, noi ci vediamo al prossimo episodio. Saluto a tutti, ciao, spero che vi sia piaciuto e continuate a seguire che magari faremo altri episodi. Va bene? Siamo d'accordo? Intanto giochiamo. Bella, ciao, saluta. Ciao, ciao, la, ciao. Ciao, siete bellissimi. Ecco.